Ciao a tutti ragazzi, sono Tummi e benvenuti a questa nuova parte di Pokémon Avventura Fento. Ci eravamo lasciati, anzi vi eravate lasciati, con la sfida, con il boss finale appunto del team malvagio. Con il boss, il capo del team Star si chiama. Che ha tre Pokémon leggendari, appunto quelli lì. Dredd, eccolo qui. Fu. Ovviamente Dredd c'ha sempre là sulla testa perché sarebbe non è stato editato, però vabbè, ci piace così. No, anzi è stato editato proprio a merda. Ma sbaglio, non ha la bandana, vabbè, la lasciamo. Perché ho messo la lana? Vabbè, c'è la siccità. Abbiamo allenato la gente comunque. Io userei un calciardente, visto che abbiamo potenziato il fuoco. Ok. Quasi. Un altro. Brutto colpo, non ci sta. Occhio, non sprecarli, che c'è la lotta dopo. Ci fa gli spoiler, attenzione. Kyogre cambia, okay. Qua c'è Piovischio e vai di Ibra. C'è idropompa, quindi possiamo anche spammare idropompa. Intanto metti magari, no vabbè, la barriera con lui serve un serve. Cazzo. Vedi idropompa, vediamo quanto toglie. Madonna, minchia, però toglie più la nostra. Toglie più la nostra, ragazzi. Calmamente. Per calmamente? Un altro surf, non sprecare l'idropompa, vai solo di surf. Ma si è aumentato anche la difesa speciale. Vai solo di serve. È un problema. Sì, andiamo a vincere. Rayquaza cambia e metti Jerome Boateng. Sì, va bene. Che fa super efficace con il caduta massi. Il caduta massi? Sbam! E vinciamo. Cioè, bastava un po' di strategia e un po' di allenamento, perché giusto un po' non di ci credo. 10 livelli in ma più. Noi pensiamo di aver vinto. Wow, non posso crederci che ho vinto. E invece un cazzo. E questo è come Freezer, no? Fa come ho usato soltanto una piccola percentuale della loro potenza. Questa volta morirai. Adesso bisognerebbe vederli pompati. Groudon 100%, Kyogre 100%. Esatto, proprio come Freezer. Adesso noi diventiamo Super Saiyan, però. Così a caso. Prima erano al 45, adesso sono al 52. Questa parte della trama si poteva evitare, diciamo. Sì, esatto. A questo punto li metti subito al 52. Oppure fai una sfida subito dopo. Quindi calcio ardente di nuovo. Ah, merda. Questo prima non ce l'aveva, però. Questo prima non ce l'aveva. Allora, Biduff e ricarichiamo Ibra. Ah, proprio così da piscia a merda. Bisogna farlo. Da piscia a merda. Da piscia a merda. Allora, zaino. Ricarichiamo Ibra. Oh, attenzione, abbiamo un altro turno. Dov'è il tipo? Perché? Non lo so, non ha fatto nulla. O ha fallito, oppure. Forse ha fallito una mossa. Vai la lana e calcio ardente. La lana? E calcio ardente sia! Ecco, ricordiamoci che adesso ci sono anche altri Pokémon. Esatto, altri tre Pokémon. Allora, tu adesso lascia la lana che con Metagross hai la siccità e gli fai un calcio ardente che lo one shot. In the face, adesso però chi ha? Gigalit. Che però non va bene, perché è roccia terra? O solo roccia? Io cambierei ad ogni modo. Ibra. O Diego Costa. Diego Costa. Che con un attacco... Uno stramontante. No, anzi, mega assorbimento che fa per 4. Fa per 4. Però togliamo. E no, guarda che sei sicuro che io non so mai. Lui è solo un tipo, guarda, è solo roccia. Ah, e allora è un altro discorso. Allora stramontante. Eh sì, okay, con lo stramontante, okay. Buono. Mi ricordavo bene. Chiogere al Piovischio. Ibra. Ibra, sì. Ibra Cadabra. Chiogere è più forte, secondo me. Quindi bisogna stare attenti. Sì, decisamente. L'ultima idropompa. Okay. Ok, iperpozione. Metti magari una. Sì, dai, iperpozione. Ma ad ogni modo non ha senso fare l'iperpozione su di lui. Che tanto senza idropompa non è molto utile. Visto? Cazzo, questo riposa pure. Quindi? Surf. Non puoi fare altrimenti. Dormi. Calmamente. Qui ci vorrebbe proprio un attacco fisico potente. Ma tanto, no, adesso tu lascialo lì. Tu lascialo lì, un surf. No, oh, va bene. Piscione. Fanne un altro. Bom. Ok. Adesso tu metti. Adesso vorrei capire se Jerome Boateng è più lento o più veloce. Lento. Perché se è più lento. Ah, però si è aumentati i livelli. Attenzione, vediamo. Non lo so. Secondo te? Non so, perché se è più, se più veloce si può fare un'esplosione. Però va anche detto. No, è vero, una cazzata perché ci serve dopo. Quindi mantieni, io direi... Di Maria? No, però gelo raggio. Infatti, Diego anche Costa, Diego Costa. Va bene, è cool. Vedi Diego Costa, tanto Diego Costa è più veloce. Dovrebbe almeno.
Sperando. Ci andiamo con Stramontante. Parassissima. Parassissima Stramontante. Parassissima, sai già che è morto. Aspetta, lo facciamo morire così. Jerome Boateng. Speriamo che siamo più veloci. Vai di terremoto. Era più veloce lui, però si è fottuto da solo. Buona. Tiranitar. No, ho sbagliato. Terremoto. No, giusto, terremoto. Va bene, va bene. Sabbia fiume che ci. E ci potenzia, però. Terremoto. Tanto sicura. Che bastardo. Tanto sicura. E muori, e va giù. Rayquaza. E va giù. No, no, lascia. Lo teniamo. È caduto Massi. Oh, merda. Curiamo. Caduto Massi. Oh. Vabbè, Di Maria. Sfida tra draghi. Sperando che non abbia qualcosa di. 55. Canto. No, troppo rischioso. Drago Spiro. Sì, e la chiudiamo così. La lotta del male. Ci avevano detto anche che era molto, molto. Cioè, quasi impossibile questa lotta. Però, allenando. Che sta succedendo? Una sfera blu. Ho velocizzato e non so cosa è successo. Questa è la grotta iniziale. Non è la grotta iniziale, questa è dove eravamo prima. Quello che hai fatto è un qualcosa di incredibile. Lo so. Ma com'è? Ascoltate tutti quanti. Il Team Star è stato sconfitto. Dread è stato punito dai Pokémon leggendari. Lo sono mangiato. Ma tutto questo grazie a Dylan. Grazie. Comunque, per tutti quelli che vorranno, terrò un discorso sui recenti avvenimenti all'Astopoli. La sede della Lega Pokémon, minchia, questo, proprio sto crossover tra italiano e inglese non si può sentire, l'Astopoli. E vabbè, per quanto riguarda le altre regole del Team Star, farete meglio a scappare. Ma con chi sta parlando? Ah no, ce n'era. Senza il vostro capo non siete niente. mi piace. Mi ridicolizza proprio. Effettivamente ha ragione, insomma. La tua squadra di Pokémon è stata più forte, ok, non riesco ancora a crederci. Ma se vuoi puoi anche cedermi il posto di campione così, non è che... Oh, la meno 7. Che è cascata. Sì. Buono. Ci vediamo alla Stopoli. Vabbè, non vedo l'ora di andare alla Stopoli. Ok. Allora sì, si fa il riassunto della sua storia, la mia avventura, la mia prima medaglia. Okay. Starta un attimo. Noi abbiamo 8 medaglie, vero? Neanche ci cura i Pokémon, proprio Peasant. Dylan. No, ne abbiamo 7. Ne abbiamo 7. E qui è l'ottava medaglia. Te lo sei chiesto? Ora sono io, Grauta. Sento come una forte presenza. Ah, c'è il leggendario. Ma, lì, scusa, esatto. Ho visto un bug tipo. Sì, anch'io l'ho notato. Più giù. Ecco. Vabbè. Ah, questi bug. Oh, maronna mia. No. Si può scappare da qui, sì. Ah, ho pensato per un attimo che non si potesse uscire. Vabbè, non avrebbe senso. Basta che non fai no, fantastico. Giusto, io esco da qui e sono. Sì, non ha molto senso, ma sì. Ah, no, è un passaggio diverso. È un altro passaggio. Sempre d'acqua. Che merda, com'è che si esce da sto schifo? Ah no, devo entrare. Sì, se tu riesci a entrare nella grotta, vai alla. Torno all'inizio, sì. Di qua. Sì. Sbam! Che boss. Fantastico. E ci siamo. Siamo usciti dalla caverna nella grotta del Team Star. Abbiamo sconfitto il capo con una battaglia. Mi prenderei un attimo di tempo così insegniamo cascata. Sì, allora. Cascata. A Ibra. Per forza. Acido. Sì, acqua. Poi a 3, 4. Sì. Ce la posso fare. A 3 mosse d'acqua. Però. Sì, tanto acido non è che fosse. Una mossa di merda. Cioè, non si usa mai. Sì. Via acido. Via. Ok. Dunque. Sì, a questo punto direi che si va giù. Sai che giù diceva tipo. Ma noi abbiamo sub. No. E non bisogna andarci con sub però. Ah sì. Siamo sicuri? A me sembra di sì invece. Non abbiamo sub. Noi non abbiamo sub. Obiettivamente te lo dovrebbero dare sopra. Obiettivamente sì. Vai nelle case. Ah, teoricamente nella casa da queste parti dovrebbero darti sub. Sub? Bambino sub? You got some sub? Donna sub? No, Tempestia. Tempestia? Tempestia. Sì. Ok. Lui. No. Questa porta ambigua. La porta sembra essere chiusa. E se lì ci fosse un mistero lì dietro? Si potrebbe fare un episodio speciale. Ah, Così, a caso.
Su, vedi, vedi. Bene, ora questo e adesso è un... però non possiamo insegnare sub pure a sì, è un dato di fatto, diventerà proprio il Pokémon merda. Siamo pronti a trasformare Ibra in merda. Che bel Pokémon. Ibra merda proprio. Che bel Pokémon, ragazzi. Tra l'altro, ragazzi, ci vuole un sesto Pokémon. Un Tiranitar. Un Tiranitar tu dici? Vabbè, dai, ma l'abbiamo sempre usato. Qui si usa sub. È cambiata. Infatti, cioè, è un po' diverso il posto per usare sub. Ah, subito così? Ci sono i boschi sott'acqua, questa mi mancava. Sì, è vero, mi sono perso decisamente qualcosa. E la neve sott'acqua. Siamo già arrivati nel... Oddio, calma, momento. Cosa sta succedendo? What's going on? No, aspetta. Ehi, sono Terry e Barry. Ah. E quindi? Le capopalestre imbattibili. Eh. Ma come sarà meglio non disturbare? Che cazzo di ragionamento è? Vabbè, boh. Vabbè. Evidentemente questo non è... Sì. Mi piace quando ci sono questi bug proprio così. Ho paura solo che non... No, eh. No. No. Mi piace essere... Ecco. Volo. Sperando che... Dobbiamo evitare queste scene. Ok. Okay. Ritorniamo un attimo alla calma perché okay. Ne stanno succedendo di tutti i colori. Ok, e ci siamo. Allora, ho capito che c'è un bug. Tanto che ieri lo sono un po' buggato. Non è proprio... un po' storto, ma ci piace lo stesso. Ah, ho sfidato questo tipo. Vabbè, fa nulla. Oh, che buoni livelli! Ma ti rendi conto quanto sai con Instagram? Ma a caso proprio? Poi sì. Ci sono i rapigiri. Esatto, Starmie che non usa psichico ma rapigiro, va bene. Potrebbe avere idropompa, rapigiri, cioè idropompa, psichico. Ma anche fulmine. Ci ucciderebbe in qualsivoglia modo. E invece usa rapigiri. Tanto perché sto tenendo primo lui che stiamo vagando in acqua? E tra l'altro, perché non ho messo il repellente? Perché dobbiamo trovare il salto? Perché non ho un repellente? Ma tanto sono solo Pokémon d'acqua qui. Ok, il percorso 20. Ci stiamo avvicinando a... Si intravedono rocce bianche. Rocce bianche. Ok, siamo arrivati al polo nord. Dove stiamo andando? Ma qui in realtà ci sarebbe Orocea, quindi non credo sia l'ottava palestra. Forse c'è qualcosa da fare qua. Ma non ci sono stati editing della mappa incredibili. No. Aspetta. Ho una netta sensazione che siamo in un vicolo cieco. Ah, mi sa che non ti sbagli. Che palle, è già finito l'effetto del repellente. Non ne ho un altro. Dove stiamo andando? Stiamo vagando senza meta. Sì, anche secondo me. Dove cazzo si va in sto posto? Perché io ti dirò la verità. Questa acro me l'ho giocata fino a questo punto. Poi ho smesso. Ma là c'è un pollo. Aspetta, 21. Ah, quindi non sai come si va avanti. Da questo punto in poi... No, è tutto in blind. Come si dice in gergo? In gergo professionale. Gergo, no? Tecnico, cioè a cazzo. A cazzo di cane, sai, perché dire a cazzo fa di... come ti dice il cuore, insomma. Esatto, hai l'istinto. Non so, ragazzi. Non so dove bug si va. Bug su bug, no, bug su bug. Ecco, esatto, coleotteri su coleotteri. Questa poteva aiutartela. Lo so. Però in realtà bug, cioè la parola bug del gioco deriva da insetto. Dal bug. E infatti come se ci fosse, che ne so, una cimicia nel gioco. Sì, vuol dire qualcosa di piccolo, cioè, e disturbante. Esatto. Penso proprio. È vero, guarda che è giusto. Era subare lì. È l'unico posto in cui puoi fare sub. Cioè dove è, non c'è un altro luogo. Più in basso non si può andare. Non ci sono andato? Ah, qui non c'ero andato. Hai ragione. Perché c'è una città equivalente a Orocea. Ce ne sarà anche una equivalente a Cenerida, penso. Ed era quella di prima. Solo che... Solo che non ti fanno entrare. Solo, non so per quale motivo, ma non ti fanno entrare. Oh, questo, qui si può fare sub. No, direi come di no. No. Ok. No, qua... No, cazzo si va, è tutto uguale. Io mi sono sempre perso in sto mare, ti giuro. Anche nel... Sì, nella realtà. Sì, in realtà, va bene, il gioco originale comunque. È un casino sto mare, non si capisce nulla. Dove si va in questa hack? Dobbiamo andare a sinistra.
È l'unico. Crocodile è un normale. Sì, quello qua Crocodile si trova a spam. Ah, sì? Sì. È una delle poche cose che mi ricordo. Scendiamo ancora. Non so. 20. Oh! Nuvole. Questo qui non ce l'avamo arrivati, eh. Percorso 24 non l'avevamo ancora visto. No, no, assolutamente. Molto bene. Infatti allora, ci stiamo dirigendo ora, cioè. Siamo sulla strada giusta. Minchia, oh, merda, Mentine. Sì, Mentine. Ah. Forchino. Ok. Sempre piaciuto. Addirittura supremazia. Ok. Like, sì, ma Jerombotang non è il Pokémon più adatto da tenere. Non primo. Mi importa. Aspetta, no, hai ragione, meglio di Mario. Nuvole bug, ovviamente. Fantastica sta cosa. Clamper. Sempre piaciuto. Qui posso dirlo con sincerità. Ma secondo me il mare l'ha allungato, cioè non era così grande. Non saprei dirti. Solo sembra... che tanto devi andare avanti. Sì, mi sembra troppo lungo. Farsi domande non ha senso. Guarda, guarda. Dove si va in quel... Dov'è sto posto? Dolce, dolce pioggia. Oh, Orocea. No, dolce pioggia. Orocea. Louise. Eh sì, è giusto allora. Dylan, ricordo quando ci siamo incontrati. Era nel bosco. No, lei non è che vuole una sfida. Adesso vedi, ha tentato un approccio gentile. Nella prossima tavola. Adesso mi sto allenando con un nuovo tipo di lotta. Si chiama lotta in doppio. Vuoi provare? No. Visto? No, visto, lei non... inizia così tutta gentile, tutta... Io non voglio provare, io non c'ho i Pokémon al 55, ma... Volo. Terremoto. Spettacolo. Che combo, ragazzi! Che combo! Combo, combo! Chi è che è salito? Ecco, la combo è andata a farsi fottere. Che merda. Vabbè, io ti direi... Drago Spiro su Azumarill e caduta Massi su Pidgeot. Anch'io avrei detto. Però lei cura. Ti faccio fuori una fila. Il Sceptile. Volo. E che cincula. E il caduta ma... No, il... L'esplosione. Forza. Tanto te lo sta... Te lo... Ma non rischiamo. Non vedi che ti sta puntando? Puntami. Ti è andata molto bene. Ah, ci ha fregato l'idea. Perché io volevo la Kazam. No, aspetta. Allora, Dragospiro su la Kazam. Forza su la Kazam. Alla Kazam deve morire. Giusto. Molto bene. Clefable. Interessante. Dillo che nel battling. Il battling è molto forte. Però non qui. Quindi facciamo. Io direi volo. Un volo su Clefable e un terremoto. Un'esplosione. Cazzo di cane. Me ne frega nulla. Vinciamo sta partita. Dylan, allora che te ne pare? Comunque, complimenti per la vittoria. Sì, ora te ne puoi andare a fanculo. Ci vediamo. Se tu però leggessi ciò che dicono. Ma non dice niente di interessante. Adesso io spero che dopo questo, diciamo, momento molto importante della storia si possa andare effettivamente all'ottava città. Ah, tu dici che dopo aver sconfitto la rivale quelli hanno finito di parlare. Se tanto mi dà tanto. Visore miraggio si vede. Porca merda, non è mai successo. La cerco da anni, ma non ci sono ancora riuscito. Qui non è che mi danno... Io ho sempre pensato che questa stia sboccando. Perché è girata verso un vaso. Che cazzo fai davanti a un vaso? Tra l'altro qui dice Orocea. Non è Orocea. È dolce pioggia. Vabbè. Questi tipi. Ma questo è il trollone. Dove sei? Sì, sì, ah, sì. Di dove sei? Ma non ha senso. Verrai da qualche posto. Sì, è una città. Fantastico. Quanti memes. Allora io tornerei a... Sì, ma niente. Cioè proprio non servono a niente sta gente. Beh, insomma, a Orocea servono qualcosa gli abitanti di Orocea. No, ma magari l'avevano cambiata, non lo so. Ma sì. Io direi che per questa parte può essere tutto. Nella prossima proveremo a andare a Ceneride, teoria. Sì. E vedere se... Se per caso ci fanno prendere l'ottava medaglia. Infatti. Alla prossima, se la parte vi è piaciuta lasciate un bel mi piace, iscrivetevi al canale e io vi saluto, ciao!